Salve a tutti e ben ritrovati sul canale. Come primo progetto ho deciso di realizzare qualcosa di davvero molto semplice, ovvero un divisore di potenza. Ma che cos'è un divisore di potenza? In pratica è un circuito elettrico che è inserito fra la nostra sorgente di alimentazione e il carico, consente a quest'ultimo di assorbire solo il 50% di quella che è la sua potenza nominale. In pratica stiamo parlando del rettificatore a singola fase, che consiste nel mettere un solo diodo fra la nostra sorgente di corrente alternata e il carico. Questo schema elettrico è davvero molto semplice, molto facile da realizzare, però presenta alcuni svantaggi, ovvero funziona solo in corrente alternata e solo con alcuni dispositivi, come ad esempio resistenze, motori universali, lampadine a incandescenza, eccetera, ovvero tutti dispositivi semplici. Andiamo a vedere il funzionamento teorico di questo circuito. Qui ho riportato due casi, uno dove non è presente il diodo e l'altro dove è presente il diodo. Il primo caso possiamo vedere che si rifà, supponendo di avere un carico resistivo, si rifà a un semplice circuito generatore carico. Quindi abbiamo, in caso di generatore sinusoidale, come è presente ovviamente nelle nostre case, abbiamo una tensione variabile del tempo e una corrente assorbita dal carico variabile del tempo. Quindi abbiamo che la potenza assorbita dal carico sarà pari, in questo caso la definiamo potenza piena, che dipenderà direttamente dal valore della resistenza del carico applicato. Quando noi in questo circuito andiamo a inserire un diodo, quello che facciamo è permettere il passaggio della corrente solo in un verso, ovvero nel verso indicato dalla freccia del diodo, mentre ne impediamo il passaggio nel senso inverso. Quindi il grafico che ne esce fuori è riportato qui sulla destra, otteniamo che in pratica solo metà del periodo della nostra sinusoide potrà in effetti realizzarsi, mentre l'altra metà viene bloccata dal diodo. Quindi, come è intuitivo anche a livello grafico vedere, otteniamo che la potenza assorbita dal nostro carico è pari al 50% della sua potenza nominale, ovvero del circuito dove non è presente il diodo. Lo schema elettrico che ho pensato di realizzare è il seguente, ovvero si farà uno scatolotto dove saranno presenti delle porte di input che altro non sono, sarà la parte che andrà poi connessa alla presa elettrica, quindi saranno il neutro, la fase e la terra. E poi ci sarà la parte di output che sarà la parte connessa al nostro dispositivo, al nostro carico, quindi la terra connessa al carico e la fase e il neutro che andranno al carico. All'interno dello scatolotto saranno presenti questi componenti con i rispettivi collegamenti, ovvero avremo uno switch, ovvero un pulsante, in questo caso si chiamerà selettore perché ha due vie dove possiamo scegliere di commutare l'interruttore, un diodo e un condensatore. Come possiamo vedere rispetto al circuito teorico è presente questo componente in più. Perché ho aggiunto un condensatore? Beh, diciamo che nella parte precedente abbiamo supposto che il carico sia una resistenza pura, ma come sappiamo non esiste nella pratica un carico solamente resistivo, soprattutto immaginiamo se a questo dispositivo andiamo a connettere un motore universale. Quindi sarà presente una buona componente di carico induttivo. Quindi questo condensatore serve proprio a impedire che dei ritorni di corrente di questo carico induttivo, che si traducono poi a degli elevati livelli di tensione ai capi del diodo, possano andare a rompere il dispositivo. Quindi il condensatore in un certo senso svolge la funzione di, diciamo, smorzatore di questi picchi. Quindi a livello
teorico ed elettrico, è abbastanza chiaro quello che dovrà essere realizzato. Nel prossimo video farò vedere come andrò a scegliere l'interruttore, il diodo e il condensatore, quindi come le andrò a dimensionare, come realizzerò la parte, diciamo, del case del progetto e infine andrò a eseguire un test per vedere se in effetti il circuito funziona oppure no. Alla prossima!